Ed eccoci qua, questa è la seconda guida. Il mio amico è un po' fuori di testa. Ci sono due nani. No, ci parlo per sfizio. Anche se non ci daranno e non ci diranno niente. Adesso arriveremo appena usciremo. Da qui mi sembra che dovrebbero darci le scarpe da corsa. Mi sembra, non ricordo. No, ok, sì, è poco che sta squillando, adesso arriva la mamma, ricordavo bene. Che mamma è giovanile. Eccoci, ci ha dato il regalino. E tu? Vediamo cosa dicono le istruzioni. Prendi le risposte e corre. Ciamba. Prendi la Pokéball che mi stavo girando. Lillipup. Ah, dopo controllo Lillipup. Lillipup. Sì, Puppo tu. Lille. Lilli e Pup. Brescia. Sì, però Brescia. Andiamo a un Brescia. Oh, sfigazzo, mazza. Brutto Brutto colpo, colpo. spot. Super giù dove? Pazione. Lillipop, niente strumento. Non si appagnando. Comunque non risponde a un Lillipop. Vai, spuppa Lillipop. Adesso mi sa che faremo una cosa. Ogni volta che troveremo un Pokémon. Vai, andiamo a mazzo. Ogni volta che troveremo un Pokémon selvaggio faremo che blocchiamo. Cioè per non far vedere anche la sfida, perché cioè, si capisce com'è. Almeno per essere più veloci. Vabbè, proviamo a scappare, se vuoi. No, no, se no. Almeno prendiamo pure l'esperienza, no? Adesso c'è la lotta. Ecco, battuto. No, questo qua non è una lotta, questo qua non dice niente. Sì, questa è la sfida. Ecco, adesso ci sfiderà pure questa. Mi piacciono tanto le lotte Pokémon. E quindi? Ok, abbiamo battuto anche questa. Corri, Corri, corri. Corri, corre, corri. batte. Tu sei ricco. Vabbè, io sì, sono ricco. Ma lo potevo prendere. Ok. Ecco, lì gli va poi uno strumento. Andiamo questo strumento, eh. Una pozione. Fuck. Buono. Prendi. Premix. Ecco. Lillipup, Che lì gli va. Lillipup. Vai, Lillipup. Che lì. Ok, Lillipop ci ha dato uno strumento, adesso andiamo qua per prendere queste due cose. Pokémon, pozione e Pokéball. È un mago. Adesso arriva Bell. Ehi, Ash.
No, già la sfida dei Pokémon l'ho fatta quando arrivavamo là alla città. Ah, sì, mi pare di sì. Pokémon che ho catturato di recente è diventato già forte. Forza, cominciamo. Adesso ci sfiderà la lotta. Cominceremo a sfidare Bell. Ma che dici, la metto un po' di mu la musica con la del gioco? Io ho ancora soltanto un Pokémon che, anche perché già mi sono preparato la cosa, quindi. Mi sono provato già la squadra che dovrei usare, quindi non alleno gli altri Pokémon, sarebbe inutile. Eh? No, piano piano lo scopriranno col tempo, tanto. Adesso Snivy con un colpo di braciere morirà, poveraccio. Poveraccio, fa pure pena. Comunque la musica non mi piace più, ci ho ripensato. Leviamo la musica. Anche perché non si capisce niente quando parlo. Niente. Belle, mi dispiace. Anche se belle dovresti andare avanti, non indietro. Non ho capito mai questa cosa. Va bene. Arriviamo in città. Sì, lo so, è quello il fatto strano. Ah, c'è anche questa cosa che è in 3D quando entrate nelle case. Adesso questo qua ci regalerà una Mega Ball. Se andate nella prima casa. Il vecchio è innamorato della sua vecchia. Sì, perché era invincibile, proprio così. Adesso salgo qua sopra. Mi sembra che qui non ci sia niente. Comunque vi consiglio sempre di controllare tutte le case, anche perché potreste trovare delle cose. Adesso in questa casa è inutile che c'entro, c'entro direttamente dopo. È inutile che ci entravo adesso. Adesso c'è la scuola dove incontreremo noi Comor. Comunque, adesso prima curiamo il Pokémon perché gli altri non li ho nemmeno usati. Adesso vedremo. Vediamo se Lillipop ha trovato qualche strumento utile possibilmente. No. Bene, non serve a niente. No, una squadra di Lillipop, no, mi fa antipatia. Lo sapevi che una mossa, beh. C'è una Pokéball là sotto. Quindi noi andremo da qua e prendiamo la Pokéball. Poi quando. Cioè, è una velocità X. Comunque poi dovremmo. Non mi ricordo, forse qui. Qui vicino ci dovrebbe essere uno strumento, però non ricordo. Dovremmo vedere poi col radar più avanti. Più avanti prenderemo il radar. Andremo in questa casa. Vabbè, non mi scoccio andare sopra perché mi sembra che non ci sia niente. Adesso andiamo qua nella. Adesso dovrebbero darci rapid artigli, se non sbaglio. Mi sembra che ci dovrebbero dare rapid artigli qui. Là sotto c'è Comor. Sfidiamo Comor. Adesso sfideremo Comor. Cominciamo subito con Oshawott. Oshawott è un Pokémon di tipo acqua, che quando si evolverà sta tipo acqua, invece Tepig diventerà fuoco lotta. L'unica mossa che potremo usare contro di lui sarà azione. Lui con pistola acqua ci farà abbastanza male. Se lo usa di nuovo, direi che ci batte. Quindi proviamo.
colpo coda. Usiamo di nuovo azioni. Colpo coda, ci è andata di lusso. Ci è andata molto più che di lusso. Adesso c'è, adesso l'altro Pokémon sarà pure Loin. Adesso con un attacco mi farebbe un bel po' di danno perché due volte mi hanno fatto colpo coda, però con Bracer già gli levo più di mezza vita. No, scherzavo. Vabbè, è scottato. Assistente. Speriamo che non usi un attacco speciale di tipo acqua. No, colpo coda. Che culo. Va bene. È morto comunque. Comunque mente. Se c'è pilo non ci manca. Aia, graffio. Ah, non ci ha fatto un bel niente. Dopo tre colpo coda. Che bella cosa. Beh, siamo a livello 12. Onda cala.